Molto bene, vediamo adesso una sequenza di esercizi in particolare per la tonificazione dei muscoli delle gambe e dei glutei. Quindi iniziamo in quadrupedia, ci disponiamo bene in quadrupedia. Ovviamente procediamo con l'esecuzione di questi esercizi dopo un breve riscaldamento generale e globale di tutto il corpo. Poi ci disponiamo in quadrupedia, quindi le mani bene sotto, al di sotto della linea delle spalle. Attenzione, se hai fastidio al polso in questa posizione, l'alternativa è quella di poggiare le mani d'avambraccio a terra, controllando sempre la postura della colonna che non dovrà mai arcuarsi, quindi mantieni dentro l'ombelico e la colonna, la zona lombare in particolare, leggermente arrotondata. Quindi se non hai fastidio, quindi non hai problemi al polso, puoi lasciare la mano in appoggio, distendiamo la gamba destra. Quindi con la gamba destra distesa e il piede a punta, cerchiamo di mantenere bene l'addomentativo e spingiamo la gamba verso l'alto, soffiandone. Non c'è bisogno di salire troppo, quindi dobbiamo sentire il gluteo che si contrae, si attiva bene, senza avvertire dolore o tensione nella regione lombare. Lo ripetiamo, quindi di sento. Inspiri, scendi, fuori, aria, sali. Ok, i movimenti sono continui, cerca di contrarre bene il gluteo e lasciare le spalle dietro. Quindi l'alternativa se abbiamo fastidio ai polsi è quella di poggiare le mani d'avambraccio, avendo cura sempre della nostra schiena, di mantenere la nostra schiena, la nostra zona lombare controllata, quindi di non aumentare l'arco a livello lombare. Ok, sto spingendo sulla gamba e quindi continuo. Spalle indietro, se non ho fastidio, sono bene con l'appoggio delle mani a terra, vado 8, 7, 6, continuo. Fuori aria, ancora, benissimo, ne facciamo ancora 4, 3, contrai bene il gluteo, 2, 1, rimani. Adesso attenzione, inspirando scendi andando in diagonale, quindi vai a portare il piede destro oltre la gamba sinistra e fuori aria sali su spingendo verso l'esterno, contrai bene il gluteo, quindi inspiro, scendo, fuori aria sali, inspiro, scendi dentro l'ombelico, fuori aria sali. E vai di seguito. Bene, continuo. Anche qui sentiamo bene il gluteo, i muscoli esterni della gamba. Vado fuori, aria. Ancora. Bene, continuo. Inspira. Ancora 8. Vado 7. Fuori, aria. Bene. Rilassa il collo. Molto bene, facciamone ancora 4, spingo, salgo, scendo, oltrepasso l'altra gamba, salgo su, ancora 2 e l'ultimo, adesso rimango, allungo bene la gamba, piccoli molleggi verso l'alto, solo 8, 7, 6, vai, 4, 3, 2, 1 e recuperiamo, quindi scendiamo e ci rilassiamo un attimo poggiando la fronte a terra e rilassando le spalle. Quindi recupera un attimo e ripetiamo a sinistra. Quindi stendiamo l'altra gamba, piedi a punta, spalle lontane dalle orecchie, tiro dentro l'ombelico. Inizio a spingere verso l'alto la gamba. Non devo mai sentire dolore nella zona lombare, quindi sento e attivo bene il gluteo sinistro, soffiando aria. Le mani spingono, premono contro il pavimento, se avete fastidio, appoggiate mani d'avambraccio. Vado 8, 7. Tira dentro l'ombelico, 4, vai, 3, non mollare, 2, 1, rimango, adesso scendo in diagonale senza ruotare troppo il bacino, quindi blocca bene le anche e sali su, scendi, sali, vai, 8, scendo, ancora, 5, benissimo, continua, 3, ancora, 2, 1, mi fermo, allungo la gamba, 8 molleggi, contrai bene il gluteo, spingi dentro l'ombelico, vai, 4, 3, 2, 1 e ritorna, recupera un istante, allunga bene le braccia, appoggia la fronte a terra e respiro. Quindi ritorno bene in quadrupedia, gambe alla larghezza del bacino, andiamo di nuovo con la gamba destra. Adesso lasciando la piegata l'apro lateralmente, quindi inspiro, sono in posizione, fuori aria, salgo su. Ok, ovviamente se hai fastidio all'anca non andare
dove hai dolore. Quindi sempre attenzione se ci sono fastidi. Quindi contraggo bene il gluteo, esci, va, 8, torno, 7, vai, soffiare. Anche qui se ho fastidio al polso mi metto in appoggio sul mani d'avambraccio. Ancora, 4, 3, 2, 1, sono qui, rimango e ritorno. Andiamo subito dall'altro lato, sinistra, vai, 8, 7, 6, ancora, fuori, aria, molto bene, ancora 3, 2, 1 e quindi questa volta di nuovo il recupero e rilasso. Quindi andiamo a appoggiare le mani vicino alle ginocchia, srotoliamo la colonna e spostiamo le gambe in avanti. Quindi mani dietro le cosce, rotoliamo la colonna e scendiamo giù, schiena a terra. Da qui, braccia lungo i fianchi, apriamo bene il petto, il nostro tallone è sotto la linea del ginocchio, cerchiamo di attaccare tutta la pianta del piede a terra. Inspiriamo ed espirando appiattiamo bene la zona lombare a terra e saliamo su, contraendo bene addome e glutei. Quindi adesso mantenendo sempre la schiena leggermente arrotondata, scendi, sfiora con i glutei il tappetino e subito su sali. Ok, cerca di lasciare le ginocchia in spinta in avanti. Quindi senti le ginocchia che spingono il più lontano possibile quando sali su, contrai bene i glutei e quindi non portare le ginocchia verso l'esterno. E vai, inspiro, scendo, 8, scendo, 7, giù, ancora, 5, contrai bene i glutei, sfiora il tappetino e risali, 3, vai, 2, attenzione, 1, rimani, mantieni la posizione, contrai bene i glutei, piccoli molleggi, 8, 7, spingi su il bacino. Soffiare, 4, 3, 2, 1, rimani, inspira ed espirando una vertebra alla volta arrotonda la colonna e scendi. Quindi, attenzione, inspira, espirando, sali su. Portiamo ora sul bacino. Adesso solleviamo i talloni, rimaniamo in spinta sulle punte, inspiriamo e fuori aria, una vertebra alla volta scendiamo. Poggiamo di nuovo il tallone e risaliamo su. Quindi solleva il tallone e rimani in appoggio sulle punte. Inspira, fuori, aria, scendi, 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 controlla. E di nuovo poggio giù il tallone. Ancora due volte. Sali. Solleva il tallone. Fuori, aria, scendi. E giù il tallone. Ancora. Inspira. Fuori, aria, sali, sei su con il bacino, contrai bene i glutei, spingi le ginocchia lontanissime, solleva il tallone, mantenendo il tallone sollevato, una vertebra alla volta, scendi giù. Bene, quindi poggia il tallone a terra e adesso extra ruoti le gambe portando i talloni uniti. Quindi cerchiamo di spingere bene i talloni l'uno contro l'altro. Il piede bene in appoggio, da questa posizione inspiro. Ed espiriamo, srotolo la schiena, una vertebra alla volta, sali su cercando di spingere bene i talloni l'uno contro l'altro. Quindi tieni, 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 sentirai una grande attivazione dei muscoli posteriori delle cosce e dei glutei. Quindi mantieni e adesso scendi. Ok, quindi inspira, prepara, fuori aria, sali su, mantieni e una vertebra alla volta, riscendi. Ancora. Fuori, aria, sali, mantieni, spingi i talloni l'uno contro l'altro, continua a premere e una vertebra alla volta scendi. Ancora 4. Espiro, scendo. Ancora. Vai. Fuori, aria, sali, mantieni, inspira. Fuori, aria, scendi. Facciamone ancora due. Premi bene i talloni l'uno contro l'altro sul bacino. E una vertebra alla volta riscendi, l'ultima, inspiro, fuori aria, salgo, rimango su,
Inspiro ed espirando una vertebra alla volta, riscendo, riprendo bene la posizione. Ok, da qui ci giriamo sul fianco destro. Quindi siamo sul fianco destro, distendiamo bene il braccio destro. Ok, in alternativa può portare la mano, il braccio piegato, sostegno della testa, ma non sollevare su per non avere fastidio sul tratto cervicale. L'altra mano in appoggio ti dà un po' di sostegno, cerca di mantenere la cassa toracica un po' sollevata da terra, quindi non crollare giù. Tira dentro l'omerico, distendi bene la gamba sinistra in questo caso. Quindi mantenendo la gamba distesa, inspirando vai avanti e fuori aria vai indietro. Quindi inspira, vai avanti, fuori aria, porta la gamba indietro. Non c'è bisogno di andare troppo indietro, ma porta la gamba dove senti l'attivazione del gluteo e nessun fastidio sul tratto lombare. Quindi la zona lombare non si deve inarcare. Ancora. 4, ancora. 3, inspiro avanti, fuori aria indietro, lascio un po' di spazio tra il tappetino e la cassa toracica. Attenzione. Ci fermiamo di nuovo al centro. Adesso mantenendo il piede a martello, inspiriamo e portiamo sulla gamba soffiando aria. Quindi inspiro, scendo, fuori aria sulla gamba. Inspiro, scendo, fuori aria sulla gamba. Ok, e quindi di seguito. 8, scendi, 7. Vai, cerca di sentire bene l'attivazione di tutta la muscolatura esterna nella coscia e il gluteo. Ancora. E scendo. 4. Vai, 3, ritorna, 2, attenzione, 1, alla prossima rimani su, da qui sono piccoli molleggi, 8, 7, 6, vai ancora, 4, 3, 2, 1, rimango, porto la gamba un po' più su e adesso mantenendo il ginocchio, fletto soltanto per portare il tallone verso il gluteo e fuori aria, stendo come se volessi calciare qualcosa, contro. Con la pianta del piede, con il dorso del piede, scusate, e spingo su. Quindi inspiro, fuori aria, stendo. Il ginocchio non deve spostarsi in avanti, quindi bene, porta il tallone al gluteo e fuori aria, occhio a non crollare. E di seguito, 8, va, 7, calcia bene, attiva bene i muscoli. Ancora, 4, va, 3, 2, 1 e andiamo ad unire i due movimenti, quindi scendo, salgo, piego, stendo, vai, sali e respira, benissimo, e di seguito, vai, sali, piega, stendi e scendi, ancora, si inizia a sentire una sensazione di bruciore, di pizzicorio proprio sulla muscolatura esterna, i muscoli che stanno lavorando, vai, ancora, 4, vai, 3, 2 e 1, rimango lì, adesso porto il piede a punta, non mollare, disegniamo dei cerchietti, respiro, vai, 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 solo 4, 3, 2, 1, rimango e cambio direzione, vai, 4, 3, 2, mollare, 1. Rimani, adesso recuperi un attimo, piega il ginocchio e respira. Molto bene, massaggio un pochettino se sento il bruciore, il muscolo che sta lavorando bene. Quindi sempre la stessa gamba, attenzione, la distendiamo, la solleviamo su, pieghiamo il ginocchio. Adesso senza stendere la gamba, il movimento parte dall'anca, avvicino bene la coscia, il ginocchio verso la spalla, però senza poi stendere la gamba, poi allontana. Quindi cerca di sentire bene il movimento che parte dall'anca. Quindi piego e allontano. Scusate, avvicino e allontano. In e fuori aria. Inspiro, fuori aria senza stendere la gamba. Ancora. Cassa toracica sempre un po' sollevata da terra. 4, allontano. 3, vai. 2, 1 e adesso abbasso la gamba è parallela al pavimento e avvicino e allontano al petto. Ok, sempre senza stendere la gamba, senti il movimento che parte dall'anca.
Ancora. Benissimo. 8. Scendo. 7. Vai. Respira. Ancora. 5. Spalla lontana dall'orecchio. 4. 3. 2. Andiamo ad unire gli ultimi, andiamo ad unire i due movimenti, vai, su e avanti, salgo e avanti, inizia a bruciare, vado, 8, vai, 7, su movimento inspiri, sull'altro soffio, ancora 6, soffiare, 5, bene, e ultimo, 4, non mollare, 3, ancora due, ci siamo. E l'ultima. Quindi recupero e respiro. Quindi la gamba che è sopra, la fletto, la piego e l'appoggio a terra. Distendiamo la gamba destra, se siamo sul fianco destro. Spalla lontana dall'orecchio, con la gamba distesa la spingiamo verso l'alto. E ritorno giù. Quindi soffio aria, spingo verso l'alto e ritorno giù. 8 e torno. 7 e torno e giù ancora e scendo 4 vai 3 benissimo 2 1 rimango su allungo bene la gamba piccoli moleggi solo 8 7 6 respiro apro bene il petto 4 3 2 1 e rilasso stendo bene anche l'altra gamba. Ok, quindi piego le ginocchia, mi tiro su, mi vado un attimo ad allungare, quindi se non hai fastidio lasci le gambe in questa posizione, altrimenti le pieghi entrambe in avanti, come sei comoda, e ti allunghi un attimo sull'altro fianco, spalla rilassata, apri bene il torace. Inspira, con un movimento fluido sciogli e vieni avanti. Ok, quindi cambiamo la posizione delle gambe, le portiamo dall'altro lato e andiamo a ripetere tutto su quest'altro fianco. Quindi braccio giù disteso, lascio la gamba sotto leggermente piegata e distendo la gamba sopra. Quindi allungo bene la gamba, cassa toracica leggermente sollevata da terra, inspiro, vengo in avanti, fuori aria indietro. Lascia la spalla lontana dall'orecchio e vado. Benissimo, inizio a sentire il gluteo che lavora, che si contrae, la muscolatura esterna della gamba. Ok, ancora uno. E quindi mi fermo di nuovo al centro, gamba lontanissima, lunghissima, e da qui salgo e lento scendo. Attenzione alla fase di discesa, quindi la gamba non deve crollare, non deve precipitare, ma controlla bene il movimento frenando. Ok, e vado, scendo, ancora, 8, giù, non c'è bisogno di salire troppo, sali fin dove non hai fastidio, l'articolazione. Ancora, bene, 3, scendo, lento, 2. Attenzione al prossimo, mi fermo su e piccoli moleggi verso l'alto. 8, 7, 6, respira. Bene, 4, 3, 2, 1 e rimango. Adesso porto il tallone al gluteo, fuori aria esterna. Vado in, fuori aria. Vai, vai. Ancora, benissimo. Ancora 5, ancora 4. Stendo bene senza spingere il ginocchio in avanti, non forzare, sul ginocchio se hai fastidio, facciamone ancora una e rimango lì, unisco i due movimenti, scendo, salgo, piego, stendo, scendo, salgo, vai, ancora, piego, stendo, molto bene, si inizia a sentire quel bruciore. La parte esterna della gamba sul gluteo, ancora 4, rilassa bene la testa, la cassa toracica un po' sostenuta. Ok,
ci fermiamo lì. Prima di recuperare un attimo, piedi a punta, facciamo dei cerchietti. 4 in un senso. Vai, ancora 2. Respira, controlla e cambia. Respira. Intrattenere il fiato e abbiamo cambiato a giro, quindi giù, recuperiamo un attimo e respiro. Massaggio un attimo, recupero. Quindi ridisegniamo la gamba, la solleviamo e pieghiamo il ginocchio. Ora senza stendere la gamba, semplicemente avvicino alla spalla e allontano. Movimento che parte dall'anca, sento sempre muscoli esterni della coscia e il gluteo che lavora. Respiro. Vai, 7, ci metto un po' di forza. Respiro, ancora, vai ancora, 4, 3, andiamo dentro, 2, 1, da qui scendo per portare la coscia parallela al pavimento e avvicino al petto e allontano, sempre senza stendere la gamba e non devo modificare l'allineamento del ginocchio. Esce, 8. 7, ancora, 5, 4, benissimo, 3, 2, ce ne manca ancora una e andiamo ad unire due movimenti, quindi salgo e avanti, inspiro, fuori aria, da qui ne facciamo 8, vai, 7, vai, inspira, fuori aria, non dondolare troppo. Ancora, facciamone ancora 4, 3, 2, attenzione l'ultimo e quindi rilasso un attimo, piego la gamba che è sopra, appoggio il piede a terra, distendo la gamba sinistra, se siamo sul fianco sinistro, allungo bene. Inspiro e fuori aria, spingo bene verso l'alto. Senti che è la muscolatura ora interna della coscia che lavora. 8, torno, 7, vai, apri bene le spalle, scendi, ancora, e giù, 5, 4, 3, 2, una, rimani e piccoli molleggi. 8, 7, 6, respira pancia in dentro. 4, 3, 2, 1, lento, ritorna e recuperiamo. Quindi pieghiamo le gambe, poggio bene, mi spingo con mano ed avambraccio e ci portiamo su, quindi la gamba sinistra, se eravamo sul fianco sinistro in avanti, se non ho fastidio porto la gamba destra indietro, allineo bene le anche, afferro la caviglia e con l'altro braccio mi vado bene ad allungare. Mantengo la posizione e poi un movimento fluido, ritorno. Bene, quindi spostiamo le gambe in avanti e di nuovo ci andiamo a mettere sdraiate a terra per la parte di stretching e allungamento. Quindi arrotondo bene la colonna, scendo una vertebra alla volta, fletto le cosce al petto e rimango lì. Respiro bene, quindi cerco di sentire bene la zona lombare rilassata a terra, le cosce vengono al petto. Spalle lontane dall'orecchio. E respira. Quindi lascio il ginocchio destro al petto, stendo giù, allungo la gamba sinistra. Respira. Quindi lascia il braccio destro giù lungo il fianco, la mano sinistra afferra la parte esterna del ginocchio destro e spinge lateralmente senza sollevare la spalla. Allunga bene, scendi quanto riesci, senti bene il quadrato dei lombi che si allunga, il gluteo, la spalla non si solleva, mento basso, rilassa. Quindi ritorna al centro, afferro con la mano destra la parte interna del ginocchio e apro verso l'esterno. Respira. Quindi ritorno al centro,
Porto ora nuovamente entrambe le mani, ora dietro la cavità del ginocchio destro, e stendo sulla gamba e la tiro bene verso il petto. Ok, non rimanere troppo aggrappato alla gamba, quindi le spalle devono comunque mantenersi lontane dalle orecchie e il collo rilassato. Ora, se non hai fastidio, ti arrampichi sulla gamba, flettendo il busto, lasciando il mento lontano dallo sterno e tirando bene la gamba a te. Se hai fastidio al tratto cervicale, rimani con la testa a terra. Quindi fletto bene il petto e da qui scivolo giù con la gamba destra, raccolgo la sinistra al petto, rilasso le spalle e respiro. Quindi afferriamo con la mano destra la parte esterna del ginocchio sinistro e scendiamo giù con la gamba senza sollevare le spalle da terra, e mantenendo il petto ben disteso verso il soffitto. Respira, quindi prendi aria dal naso e soffia in maniera intensa e profonda dalla bocca. Quindi ritorniamo al centro, cambiamo ora la mano sinistra ad afferrare la parte interna del ginocchio e spingere lateralmente. Ritorna al centro, di nuovo entrambe le mani dietro la cavità del ginocchio, prendi aria ed espirando stendi sulla gamba e dati a te. Quindi se non hai fastidio al tratto cervicale, prendi aria ed espirando ti arrampichi su, tirando bene la gamba verso il petto, abbassa le spalle, allunga e rilassa il collo. E quindi ritorna. Ora entrambe le ginocchia al petto, extra ruotando un pochino la gamba destra, andiamo a portare il piede destro sul ginocchio sinistro. Se non hai fastidio, afferri dietro il ginocchio sinistro per portare la gamba a te e allungare così bene il gluteo destro. In alternativa, se questa posizione è fastidiosa per le spalle e il tratto cervicale, puoi anche afferrare ginocchio e piede destro e tirare ugualmente al petto. Lì dove senti tirare, allungare il gluteo destro. Mantieni anche qui qualche secondo la posizione. Respira. Allunga bene il tratto cervicale, il mento è basso. Quindi allontano e vado ad effettuare il cambio. Respiro. E quindi ci siamo. Allontaniamo, flettiamo entrambe le gambe al petto, poggiamo quindi i piedi a terra, ci giriamo su un fianco per non forzare la colonna del tratto cervicale e veniamo gambe in avanti, giusto per rilassare un attimo le spalle e il collo. Quindi schiena dritta, sciogli le spalle, rilassa, allunga bene la colonna, cresci al soffitto, cambia giro. E da qui, spalle basse lontane dalle orecchie, la schiena è dritta, mobilizzo un attimo il tratto cervicale disegnando dei cerchetti. Inspira su metà cerchio quando sei in alto e soffiare quando sei giù, senza esagerare, quindi non arrivare dove hai dolore, giusto un movimento di mobilità. Cambiamo giro dall'altro lato, quindi inspiro e fuori arco. Ancora uno e quindi ritorno al centro. Facciamo un bel respiro, aria, ci allunghiamo su e fuori aria. Abbiamo completato.